Il concept della collezione Cristiano Burani Primavera-Estate 2023 è molto leggibile. L'ispirazione è sicuramente l'Africa, un continente ancora molto inesplorato, ricco di risorse e di donne bellissime. Io ho voluto mescolare naturalmente la pelle, che è un elemento a me molto caro, anche perché ho utilizzato la pelle come un materiale organico e naturale da quando ho cominciato a esprimere la mia creatività attraverso i vestiti. Qua è molto bella la idea di avere abbinato una pelliccia che è completamente naturale, perché è fatta di lana e mohair, ad un pitone che è nappato e ad una striscia di cavallino dalla stampa zebra. Naturalmente questi sono anche scarti della lavorazione, perché l'idea di aver utilizzato delle strisce per fare comunque delle embellishments, quindi delle rifiniture, ci ha permesso anche di utilizzare dei materiali che normalmente verrebbero eliminati. La pelle quindi è protagonista, ma è anche rifinitura dei capi, in abbinamento per esempio alla maglieria, alla seta, al cotone. Per noi la pelle è appunto anche accessorio. Tutte le scarpe, tutti i boots che abbiamo fatto, molto femminili, sono realizzati in cavallino, che può essere appunto intinturita oppure stampato. E mi piace l'idea che non ci sia una fibra all'interno della mia collezione che non sia organica, che non sia naturale. E quindi è normale inserire un materiale come la pelle, che è assolutamente naturale ed organico, ma ancora di più made in Italy. Noi abbiamo fra l'altro scelto di fare una presentazione statica e dinamica nello spazio di Linea Pelle, che è un cubo di vetro nel centro della città, proprio perché il desiderio che io ho è quello di eliminare le barriere che ci separano, diciamo, dalla vita reale. Qua ci sono tantissime mie clienti che devono toccare da vicino i capi per vedere appunto la qualità dei materiali, e l'idea di poterlo fare in uno spazio così prestigioso come lo spazio di Linea Pelle dà ancora più valore alla collezione.